In Campania la mortalità per tumori è superiore rispetto ai valori dell'intera Italia, con situazioni particolarmente preoccupanti per le province di Napoli e Caserta. E la colpa non è dello stile di vita, ma della diossina e dello sversamento illegale dei rifiuti. Lo sostiene il professore Antonio Giordano, presidente del Comitato Scientifico del Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano e ricercatore allo Sbarro Institute di Filadelfia negli Stati Uniti. Lo ha scritto chiaramente insieme all'oncologo Giulio Tarro nel libro bianco Tumori, Campania, terra di veleni. Si tratta di un vero e proprio allarme fatto di studi, indagini scientifiche, decine di pareri qualificati. In Campania, è la conclusione della ricerca, ci si ammala di più rispetto a qualsiasi altra regione d'Italia e lo sversamento illecito dei rifiuti in zone prossime ai centri abitati è una delle probabili cause. Purtroppo la Campania negli ultimi 40 anni è stata così devastata da una serie di interventi negativi che noi uomini, diciamo, abbiamo voluto e creato in questo territorio, un po' per ignoranza, nel resto anche per malafede e disonestà. È tutto legato alla speculazione. Nonostante le denunce, nonostante la conoscenza oramai chiara che c'era l'esistenza di queste sostanze sul nostro territorio, comunque non ha impedito né ai politici né ai tecnici nominati dai politici di intervenire come avrebbero dovuto fare. Prima di bonificare i terreni dobbiamo bonificare gli uomini. Se noi non eliminiamo da questo territorio e denunciamo quelli che hanno portato, e si sa chi sono, a una situazione del genere, noi non ci risolleremo mai. Ieri il libro è stato presentato a Nocera Inferiore, l'incontro a cui hanno partecipato esponenti del mondo della medicina, della società civile e politica, era stato organizzato dall'Associazione Libertas, di cui è presidente l'avvocato Gerardo Marotta. Il tempo è scaduto. Noi siamo in una condizione in cui dobbiamo risolvere il problema da ieri. Non Ha abbiamo più detto che tempo dobbiamo risolverlo da ieri da proprio. ieri. Dobbiamo risolvere, non abbiamo più. Perciò questo appuntamento ritengo sia molto importante perché i relatori sono di uno spessore elevatissimo. E allora io mi aspetto delle risposte concrete. Perché, ripeto, la vita è una sola. In sala tanti rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine che da anni stanno cercando di contrastare la criminalità organizzata che ha fatto della gestione dei rifiuti un business dai grandi numeri. Presente all'incontro anche la giornalista Rosaria Capocchione, che vive da anni sotto scorta per le sue denunce sull'affare rifiuti tossici in Campania. Da sempre la camorra ha sversato i rifiuti tossici, nocivi, e ne ha fatto una terra di grande guadagno. Bisognerebbe però cominciare a ragionare in termini diversi. Non è solo l'ambiente che costituisce l'oggetto della nostra tutela e del nostro interesse, è innanzitutto il nemico camorra che dobbiamo combattere, perché è da là che nascono, diciamo, tutti i mali Malafede. della nostra società, della nostra politica, di tutto ciò che di negativo ci circonda. È una denuncia soprattutto nella parte che riguarda le bonifiche, bonifiche che non sono decollate, bonifiche per le quali ci sono sempre elementi che, le bloccano e quindi laddove si è individuato il sito in cui Chiaro. il rifiuto è stato poi, sversato, e là non si interviene per bonificare. E là Sì. dove dovrebbero intervenire gli enti, comune, provincia, coloro che quindi avrebbero il Gli enti dovere preposti. di eliminare questi danni gravissimi allo sversamento illegale di rifiuti, molto spesso non lo fanno.